tanto sulla storia e l'archeologia di questa zona. Sì, veramente interessante. Allora, non so cosa appunto volete sapere, come vogliamo procedere, se è più facile io fare domande, dire, oppure vado io. Io farei un escluso se guardate sì, cosa c'è da interessante dal punto di vista proprio di manufatti nostri. Certo. E poi dopo. Sì, meglio insomma parlare per almeno un pochino di come qual è la situazione cioè, di con i lavori. Sì, appunto, innanzitutto i lavori sono appena iniziati, diciamo che la parte archeologica comincia veramente con oggi, perché l'unica cosa che è stata fatta sono diciamo, delle superfettazioni, come si dice in gergo, comunque dei garage che si aggiustavano a queste strutture più antiche, tra l'altro alcune si sono con coperture anche ormai non idonee, né eterni, che sono stati semplicemente smantellati in modo da permettere adesso prima le operazioni di studio archeologico e poi dopo il recupero e la valorizzazione secondo quello che. Guardi, il tessino era così, si vede che si mostrava lì, quindi quasi quell'allineamento. Noi abbiamo già scavato con il collega Alberti, praticamente qua vicino dove arriva questa recinzione, nel 2001, abbiamo già fatto quindi adesso probabilmente sotto c'è anche da quest'altra parte insomma, ma poi si vede se vuole anche nelle mura più adiacenti alla torre, si vede un tratto di muro che insomma si vede che sono fatto con della pianificazione medievale, che hanno delle misure specifiche della pianificazione medievale, che abbiamo già misurato in un altro caso, quindi quindi ecco c'erano queste torri. Che cosa è successo? Abbiamo già visto nello scavo della Torre Mozza che dopo la conquista fiorentina, come forse poteva essere anche logico, i fiorentini hanno demolito il muro di cinta per evitare che qualcuno, dopo poi la seconda conquista fiorentina, lo rioccupasse e si rifortificasse all'interno no, della terra murata e hanno lasciato in piedi solo le torri, quindi hanno con la cortina murale l'hanno demolita ovunque. E non solo, poi c'è stata l'altra vicenda famosa del taglio dell'anza dell'Arno che arriva a Bientino in questo tratto, che ha, non solo ha portato via un quarto del paese di Calcinaia perché c'era una pieve che adesso non c'è più, ma abbiamo visto nello scavo ha provocato una specie di alluvione, quindi abbiamo trovato depositi alluvionali fino a qua che coprivano la rasatura, quindi la demolizione del muro di cinta medievale. Che l'avete trovato sotto terreno? Sì, abbiamo trovato un terreno proprio argiloso alluvionale selezionato, con, ci sono proprio dei livellini di sabbia, c'è un modo per distinguerlo da altri tipi di sedimenti. L'avete trovato sia qui sia laggiù a dove c'è stato? Sì. Sì, venne a vedervi lavorare laggiù al centro impattato. Sì. E quindi ora poi di nuovo vedremo se si trova anche qui, ma è molto probabile. Ecco, avendo già scavato lì, questo ci aiuta a diciamo, velocizzare le operazioni e comunque a mirare. Capire dov'è che sarà più o meno da questo punto. Esatto. La cosa interessante diciamo, di questa torre rispetto all'altra, che mentre l'altra, diciamo, una volta che è stata defunzionalizzata dal punto di vista militare, è diventata abitativa e poi nella parte del piano terra c'era una signora che ci cuciva, infatti abbiamo usato resti di bottoni, insomma, attività di tipo domestico o quasi. Invece quest'altra torre, questo lo sappiamo da dei documenti, almeno dalla fine del Settecento ha ospitato una fornace per la produzione della ceramica. Tra l'altro cioè, già nel Settecento. Sì, probabilmente perché lo sappiamo, perché c'era già quel periodo un'altra fornace, per cui proprietà è stata condivisa con questa, ai piedi di Montecchio. Sì. Montecchio era questa collina importante dove prima c'era un castello. E invece nell'epoca moderna poi il castello viene ridotto e diventa una fattoria, una grangia certosina dipendente dalla Certosa di Calci, molto bella tra l'altro, un complesso bello. Ai piedi di questa grangia certosina c'era una fornace e a un certo punto i documenti ci dicono che i fornaciai che lavoravano lì si trasferiscono. Sì. Alla fine del Settecento, ma detto l'Alberti che praticamente si sono scambiati un po' quando si fa quella. Sì, esatto. Ora bisogna capire se la aprono o rilevano una fornace già esistente, che è uno degli scopi dello scavo. Perché infatti già tra gli scarti di fornace, solo pulendo, sono venuti fuori degli scarti produttivi di materiale tardo cinquecentesco. Quindi bisogna vedere se una volta che hanno demolito e defunzionalizzato già
c'era una fornace, perché ci sono degli statuti precedenti, dei censimenti su calcinaia che dicono che oltre questo comunque c'erano già dei fornaciari attivi al di là di questi siti della grangia, quindi può darsi anche che loro abbiano semplicemente rilevato una fornace, e questo lo dovrà però appurare lo Scauri, perché uno degli obiettivi è capire se è nata quando ce lo dicono i documenti o se invece c'erano delle fasi più antiche. Che documenti parlerebbero del 700? Sì, i documenti sì, che sono tanto trovato una collega, Daniela Schiaffini, all'archivio di Stato di Pisa, molto interessante tra l'altro, e che avevamo già tutti schedati e pronti. C'è il carteggio relativo alla controversia, sai, con Capani, Certosini, sull'affitto, insomma. Sì. E poi anche altre prima della grande, ho trovato anche tutti i disegni, non so se l'avete pubblicato, di Montecchio con la fornace sotto. E quindi ecco, sicuramente però dalla fine del Settecento e sicuramente fino alla fine degli anni 50, ci dicono le fonti orali, questa fornace ha lavorato, perché ci dicono che nell'immediato dopoguerra ancora. Quindi una fase produttiva. Capo delle cose, poi c'è la cosa, però poi c'è la mano. Capito?
Questo io. Come fa così? Nel dubbio, comunque vada. Con la mano sui fianchi. Ah, sì, eh. Ma dei volte si è visto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. O Dio, il cui unico Figlio ha riscattato e condiviso la condizione dell'uomo che lavora, associando all'opera della salvezza, confortaci con la tua benedizione, perché sia riconosciuta la dignità della fatica del quotidiano e ognuno di noi, valorizzando le risorse del creato, collabori alla promozione della famiglia umana. Ravviva ora in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cittadinanza, così facciamo oggi con la fornace Coccapani, riconsegnata alla cittadinanza dopo anni di macerie, di condizione veramente che non era possibile nemmeno guardare. Mi farà piacere che voi ricordiate come era la fornace, quali erano le superfetazioni, tutto ciò che era stato aggiunto, lamiere, bandoni e anche ricettacolo di rifiuti. L'area dove siamo è praticamente rappresenta il cuore del borgo medievale di Calcinaia, Vicus Vitri, Calcinaia le cui torri, una delle quali recuperata completamente, che poi potrete vedere, l'altra è la Torre Mozza, recuperata precedentemente, che insieme alla Torre degli Uppersinghe rappresentavano proprio il cuore del borgo medievale, quindi sono torri del XIII secolo a cui la fornace si appoggiò nel Settecento, la fornace della famiglia Coccapani, una famiglia di artigiani vasai che qui spostarono la loro manifattura che precedentemente si trovava nel palazzo di Montecchio, nel castelletto di Montecchio, e che una volta sfrattati vennero a costruire qui. E qui noi abbiamo, quindi potremo riconsegnare ai cittadini e a tutti coloro che vorranno anche studiarne le caratteristiche, i forni in cui si cuocevano il vasellame e quindi le stoviglie, tutto ciò che si faceva erano vasi di coccio.